Ragazzi, ciao, eccoci con un altro test surreal. Perché? Perché al solito sfidiamo un'auto vera con una virtuale. Virtuale quella di Assetto Corsa. Che auto? La vedete là dietro alle mie spalle. L'Audi A1 S1. Perché A1? Adesso ci avviciniamo e ve lo spiego. Perché nei rally negli anni 80 c'era la S1 e le suonava a tante. E 3 anni fa, cosa ha fatto Audi? Ha deciso di buttare fuori un'altra S1, ma sulla sua piccola, così per ricordarla. Ed eccola qua. Alettone, gigante, tutta la parte posteriore cambiata rispetto a una A1 classica, il motore è il 2000 turbo con 231 cavalli e poi grazie al cielo dentro guardate cosa c'è, ve lo faccio vedere meglio, è il cambio manuale, 6 marce. Il controllo di stabilità lo puoi eliminare quasi tutto, quindi partiamo. Ah, un'ultima cosa. Tutti i link del video reale contro virtuale ve li lascio in descrizione e anche alla fine del video nelle schede. Quindi mi raccomando, andate a vederli e soprattutto iscrivetevi al canale! Per quanto riguarda lo sterzo, sì, Audi ci ha molto lavorato, ma è servo assistito e non si può certo dire che sia uno di quegli attrezzi che hai in mano che va lì esattamente dove tu lo vuoi portare, ma non è poi così male. Il motore, beh, questa è tutta un'altra storia. I cavalli 231 ci sono tutti ed è bello perché comunque li vai a prendere molto in alto nonostante sia un turbo, mentre invece la coppia arriva più in basso e ti tira fuori. E anche il sound dello scarico non è niente male. Frenata c'è, perché l'auto non è poi così leggera, è quasi 1400 kg, però davanti ci sono dischi maggiorati e pinze a due pompanti che fanno il loro dovere. Per quanto riguarda l'handling, è una 4 ruote motrici, lo sappiamo, con un Aldex, quindi frizione multidisco, tende ad essere un po' sottosterzante, è un Audi del resto, però una volta che hai puntato bene il muso col freno e l'hai messa vicino al punto di corda che desideravi, a quel punto puoi anche buttare giù tutto e giocartela pochissimo di sterzo e allora senti che lei va via sulle 4 ruote. Op. Frenata, seconda, dentro e adesso giù tutto ed ecco che prende dietro e non c'è bisogno di lavorare moltissimo di sterzo. Ha qualcosa di divertente quest'Audi qua, ha qualcosa di divertente. Poi, ups, grande sottosterzo qua, perché in realtà innescare il sovrasterzo no, non è esattamente facile, tende comunque ad essere abbastanza neutra, almeno che non ci siano le condizioni dell'asfalto a lasciarla scivolare. Ecco qua, curva e giù, poi lei si comporta così. È divertente, è comunque agile. Non è la trazione posteriore che si voleva, perché non lo è. Ed è molto, molto veloce. Insomma, è l'auto con cui puoi andare a Cortina da papà e però toglierti anche qualche soddisfazione salendo a Cortina. Ingresso sotto sterzo e poi apri e ti porta via così. Su, su, fino a 6.000 giri! Non male per essere un 2 litri turbo. Frenata decisa, punto di corda, si apre e si lascia andare così.
bellissimi gli interni e impeccabili. Mi piace il volante a tre razze, mi piace vedere S1 là dentro il contagiri e mi piacciono questi sedili qua, con questo monoguscio che ti fanno tanto sentire dentro un'auto con cui puoi correre. Ti fanno sentire dentro un'auto con cui puoi correre. E poi che dire, eccoci qua, piano piano a passeggiare, comodi dentro un Audi che può essere la 1 o anche la 6. Non te ne accorgi se non per gli spazi, e questo è essere Audi.